Un saluto al vostro amico Max Azzard, a tutti i lettori del blog di Very Betting. Torniamo a parlare del nostro Masa Cons e delle sue caratteristiche. In questa occasione, appunto, parleremo del Cons in una delle sue configurazioni più semplici, la configurazione back. Come vedete, abbiamo ipotizzato una cassa 100, una quota dello 00 a 16, un over 1,5 e configuriamo appunto il nostro MASA in back con 11 vendite totali e 10 attesi. In pratica giochiamo un under 1,5 in MASA CONSE con i consecutivi coperto dall'over 1,5, quindi una delle configurazioni più semplici. Non vogliamo la configurazione standard e andiamo invece nella personalizzazione. Questo perché vi volevo far notare appunto le colonne, le combinazioni messe in essere. Come sappiamo, negli 11 eventi noi accettiamo 0 un errore, quindi possiamo accettare un gol. Con due errori non riusciremo a fare 11 eventi e pertanto avremo l'over 1,5. Questo è molto semplice. Come vedete, le varie combinazioni sono queste configurate. Questo infatti prevede nel secondo step 1-0, che significa il call. Stiamo giocando in back, quindi è normale che la vittoria, il segno positivo, sarebbe un no call. Quindi in questa struttura due caratteristiche saltano immediatamente all'occhio. La obbligatorietà del primo step, che sia un no goal. Questo perché ovviamente, se fosse invece il goal, non riusciremo a realizzare 10 eventi che non siano consecutivi. Nei 10 restanti, o non realizziamo 10, o i 10 che realizziamo, i 10 step no goal che realizziamo, appunto, sono tutti consecutivi. Quindi la caratteristica principale è appunto il fatto che sia obbligatorio in questa configurazione il no goal al primo step. Questa condizione, questa chiamiamola fissa, ci obbliga appunto a qualche escamotage, se vogliamo appunto risolvere questa situazione, oppure a rischiare in quel lasso di tempo. Normalmente, in una configurazione a 11 step, il primo step termina esattamente al decimo minuto. Quindi, se qualcuno è già stato ipotizzato anche nelle pagine del blog, se qualcuno vuole, potrebbe tutelarsi di questa condizione appunto giocando il minuto 1-10. Però ovviamente questa assicurazione avrebbe un costo, perché in quei 10 minuti appunto stiamo giocando in back e lo troviamo normalmente a quota 5, quota 6, quindi per un 20% della copertura della cassa back dovremmo assicurarci appunto di questo minutaggio, del minutaggio 1-10. Questa occasione io invece volevo fissare la vostra attenzione su un escamotage del quale abbiamo già discusso in chat e in condivisione con gli altri amici appunto che frequentano queste pagine, che potrebbe essere sfuggito ai più e che vorrevo appunto ripuntualizzare in questa occasione. Quindi queste sono le condizioni, andiamo a vedere cosa ci prospetta il programma. Allora ci dice una vincita del 12% appunto rispettando queste condizioni. Comunque, a prescindere dalle quote inserite, che possono essere naturalmente diverse e quindi darebbero in back una resa inferiore, ebbene comunque vedere la casistica appunto per puntualizzare l'escamotage, non tanto la resa che ne viene fuori, che naturalmente comunque dovrebbe girare intorno a queste unità, a questo 10%, 11% massimo. Allora,
volevo appunto far vedere la differenza tra questa configurazione, che è un 10 su 11 con massimo 9 venti accettate, 9 consecutive accettate, e con 10 sarebbe l'errore che ci fa saltare il MASA. Lo volevo appunto confrontare con la stessa configurazione base, però con l'algoritmo tradizionale, quello che normalmente siamo abituati a vedere girare liberamente per forum, il MASA Trading, che è normale in back. Ne vedrete la versione di Lido Corallo, e che normalmente trovate anche nel forum Bet4Win, oppure in qualche sito che liberamente se ne è appropriato. E andiamo all'algoritmo, appunto inseriamo il tradizionale con la stessa configurazione, diamo il tasto avvio. Come vedete, ovviamente la resa è minore, proprio perché, anzi, si azzera la resa, comunque è minore del 10% rispetto alla consecutività, appunto perché siamo maggiormente tutelati, e quindi nel MASA trading normale non rischiamo di incappare nella consecutività, che ci farebbe saltare il tutto. Guardate questa particolarità: in queste due configurazioni, le due giocate iniziali in back sono esattamente uguali, 18,85 e 18,71. E la copertura invece che abbiamo scusate, la copertura invece che abbiamo nell'over invece ammonta a 72,89 sul tradizionale e 81,15 nel MASA back. Quindi in pre-live normalmente saremmo disposti a fare questa prima operazione. Come vedete, nel MASA tradizionale, appunto, in pre-live facciamo 18,71 in back e 79,89 in back sull'over 1,5 della copertura. Quindi rimangono fuori 72 più 18 sono 89, 91 sono 9 euro abbondanti che restano fuori per gestire gli step successivi. E ciò sapendo, noi possiamo benissimo ipotizzare nelle nostre giocate la configurazione tradizionale. E la configurazione con il MASA Consecution, appunto per ottenere questo 10%. Ma ci facciamo il primo step, dato che è esattamente lo stesso, facciamo finta appunto di essere in un MASA tradizionale. Quindi puntiamo 72,89 in pre-live sull'over 1,5. Ci teniamo un jolly di 9 euro erotti per le successive situazioni. Puntiamo in back 18,71 a quota 16, e quando la quota arriva a 16,44 noi dovremmo fare la nostra chiusura e non abbiamo subito il call, facciamo le operazioni come se stessimo operando nel MASA Consecution. Quindi questo qui non ci serve più, dovremmo puntare la differenza in over per altri 9 euro, e addirittura avremo anche un incremento di quest'over, perché se qui lo troviamo in pre-live a 1,40 lo troveremo aumentato minimo di un 10, 12, 15%, e lo troveremo a trovare quindi 1,50, 52, 53, e quindi in quei 9 euro di puntata hanno un piccolo incre un incremento anche nella resa. E la chiusura che dovremmo fare a 2,40 in lei la facciamo a 12,11, quindi la differenza sul over 1,5, e al minuto 11 chiudiamo il nostro MASA tradizionale e ci trasferiamo nel MASA Consecution. È ovvio che se prendiamo il gol continueremo nel nostro MASA tradizionale per voidare la situazione, che a quel punto non ci sarà costata niente, andremo avanti nel nostro MASA, quindi qui segneremo il gol, quindi sarebbe persa. Lui ci dice che c'è stato il gol, inseriremo il gol a che quota sarà stato fatto, quindi scriviamo il 13 e avremo la situazione
per andare avanti nel resto del MASA. Lo seguiamo tranquillamente con il MASA trading tradizionale. Se invece, ovviamente, ripetiamo ancora una volta, se non hanno appunto, non abbiamo appunto subito questo call, faremo la puntata di 9 euro sull'over 1,5 che sarà cresciuto e faremo il nostro lay a 12,10 e continueremo nel proseguo di questa situazione. E quindi andremo avanti fino a qui, lei è 12,10 e attenderemo fino a 9,67 se non segnano per fare il nostro lay a 3,47 per la chiusura del secondo step, per l'apertura del terzo. Quindi questo scamotaggio appunto ci permette di tutelarci del primo step a costo zero, quindi non siamo andati a intaccare la nostra resa con l'1,10 di assicurazione. Abbiamo soltanto ipotizzato una strategia diversa e nel caso appunto che non abbiamo subito il call, proseguiamo nel nostro andamento tradizionale, non tradizionale perché diventi confonde, nel nostro andamento prefissato dal MASA in consecution con il 10 su 11. E quindi continueremo sicuri di aver superato la prima paura e avremo a questo punto, quasi sempre vincendo sto MASA tradizionale, ma sto MASA consecutivo, nel qual caso che ci avviciniamo, che ci sia un gol nel susseguo della partita. È ovvio che in caso di no gol, potremmo incappare anche nei 10 consecutivi dal primo step fino alla fine, quindi ci troveremo fino a quota ipotizzata 1,29 in cui abbiamo fatto 10 step no call perché appunto lo 0,0 è arrivato fino a 1,29, anche in quel caso saremmo perdendo in questa situazione. Questa è la stessa situazione che possiamo riportare anche in un MASA differenziale. Questo era soltanto per farvi vedere l'escamotage per sostituire questo primo step dal tradizionale, dal MASA consecutivo all'algoritmo a resa alta per passare poi all'algoritmo tradizionale. Questi giorni provvederemo a effettuare altri video che appunto ci permetteranno di cercare qualche soluzione alle varie difficoltà che si incontrano nella configurazione più o meno ottimale del nostro MASA Cusio, proprio per ottenere una maggiore resa e una resa costante nel tempo, in modo da poterci finalmente permettere di toglierci qualche sfizio e poter portare la nostra fidanzata di turno a mangiare la famosa pizza del venerdì sera. Un abbraccio dal vostro amico Max Azzard e continuate a leggerci e a seguirci sulle pagine del blog Vivere di Betting. Salve.